Bentrovati a tutti gli amici di Invici Magazine. Siamo in Francia, siamo a Lourdes, siamo alle falde dei Pirenei, siamo nel track Shimano e siamo con queste biciclette delle BMC, delle Orbea, delle Pinarello, delle Vidar Triestina, delle Scott. Cosa hanno in comune? Montano tutte la nuova trasmissione Durace, sì, la novità più attesa di questo 2021 che ci proietta nel 2022. In Francia, in anteprima rispetto ad oggi, giorno in cui questo gruppo viene ufficialmente introdotto sul mercato, viene ufficialmente presentato, noi abbiamo avuto la possibilità e l'occasione di provare questo reparto. I fondamentali di questo nuovo pacchetto Durace che qui vediamo montato su una Orbea Orca. Le velocità, come forse ormai avevamo capito già da tempo, sono 12. Un gruppo solamente elettronico, quindi solo piattaforma DI2, non più versione meccanica. La gestione della trasmissione è wireless, o meglio semi-wireless, nel senso che cambio e deragliatore anteriore sono gestiti da una batteria in comune, mentre i comandi dialogano con i deragliatori in modo wireless con un protocollo di trasmissione proprietario. È molto più veloce rispetto ai protocolli di trasmissione comunemente utilizzati sulle trasmissioni wireless. Il nuovo protocollo di trasmissione genera maggiore velocità nella trasmissione dell'impulso e si traduce in una riduzione dello spazio di transizione della catena da un ingranaggio all'altro che è di 18 millesimi di secondo per il deragliatore e di 15 millesimi di secondo per il cambio posteriore. Il cambio posteriore diventa la nuova centralina, il nuovo centro di controllo di tutto il sistema e tra l'altro è il punto nel quale si va a connettere il cavo di ricarica della batteria dei deragliatori. Quindi il nuovo cambio posteriore consente di verificare lo stato di carica della batteria, connettere il sistema eventualmente con dispositivi terzi attraverso il protocollo Bluetooth, consente di regolare il sistema e consente di gestire le funzioni sincro e semisincro che rimangono un punto forte della piattaforma DI2. Il deragliatore anteriore, motore potenziato anche per questo, struttura più snella e tra l'altro alleggerito anche di qualche grammo, guarnitura esteticamente molto cattiva, 5 bracci con design asimmetrico. La guarnitura ci permette di introdurre il discorso rapporti e moltipliche, allora tre opzioni possibili per la guarnitura: 54-40, 52-36, 50-34. Sul pacco pignoni posteriori le opzioni sono 3, 11-28, 11-30 e 11-34. La catena è la stessa che utilizza il gruppo Shimano XTR 9150. Comandi cambio tutti nuovi, rivisti prima di tutto dal punto di vista ergonomico, con una sezione alta molto più prominente e la stessa sezione che è anche un po' internalizzata, cioè guarda verso l'interno, questo per assecondare le esigenze dei corridori professionisti che cercano un assetto diverso rispetto a quello che utilizzavano qualche anno fa e che passano molto del loro tempo nella posizione cosiddetta intermedia, quindi con le mani e la parte iniziale dell'avambraccio sulla porzione intermedia del manubrio, e questo nuovo comando asseconda perfettamente questa impugnatura molto diffusa. Tra l'altro è il pulsante esterno che è stato esternalizzato di 1,5 mm e questo appunto lo differenzia dall'altra leva pulsante e permette appunto di gestire meglio le cambiate, ad esempio quando in inverno si pedala con i guanti. Le leve freno ci proiettano direttamente sui caliper a disco del Durace, che lo ricordiamo è disponibile anche in versione rim brake, ma per Shimano davvero questa sarà una nicchia. Struttura in un pezzo unico del nuovo caliper, a differenza della precedente che era in due pezzi, ma soprattutto una disposizione delle pastiglie tutta nuova, con una ampiezza, quindi una distanza tra di loro, maggiorata del 10%. Maggiore ampiezza significa minore possibilità per le pastiglie di fare frizione sul rotore, ad esempio quando lo stesso si surriscalda. Distanza maggiore tra le pastiglie significa anche corsa maggiore, e questa è una cosa che ha indotto Shimano a utilizzare sul nuovo Durace la tecnologia Servo Wave mutuata dalla mountain bike, che si traduce in un'applicazione di potenza proporzionale all'escursione che la leva deve compiere per portare le pastiglie a contatto con il rotore. In pratica la maggiore escursione viene essa stessa utilizzata per applicare maggiore potenza di frenata. Per i pesi specifici del reparto vi rimandiamo all'articolo su invici.net. qui diciamo che il pacchetto completo Durace in versione
con guarnitura 52-36 e pacco pignoni 11-30 ha un peso di 2506 grammi, il che significa circa 20 grammi in più del precedente Durace a 11 velocità, ma questo ovviamente è dovuto all'ingranaggio in più sul pacco pignoni, quindi praticamente un peso identico con però delle funzioni, delle possibilità di personalizzazione, di customizzazione e di gestione del reparto che sono notevolmente implementate, e soprattutto a incrementare è stata l'affidabilità e la velocità di tutto il reparto. A corredo del pacchetto Durace ci sono ruote tutte nuove, qui le vediamo montate su questa Orbea Orca, sono ruote in carbonio ovviamente con delle caratteristiche dimensionali che si adeguano agli standard del momento, quindi cerchio con gola allargata e larghezza maggiorata, 21 la prima, 28 la seconda, 3 altezze possibili, 36, 50 e sono queste, 60 mm per i passisti e i velocisti. Sì, perché queste 50 sono considerate ruote per tutti i percorsi, e sono ruote veloci, sono le stesse che abbiamo provato, e 36 invece sono le ruote da scalatore.